A Tre Ponti di Fano la festa della Cresciamatta e dell'Oca in Porchetta, un appuntamento con tre giornate, venerdì, sabato e domenica, protagonisti l'enogastronomia e la buona musica. E siamo finalmente tornati a uno degli appuntamenti più longevi del territorio fanese, la festa della Cresciamatta e dell'Oca in Porchetta, perché anche quello c'è. Gino Bartolucci, come sta andando appunto anche quest'anno una grande organizzazione? Beh, la nostra organizzazione non sgarra mai, no? Abbiamo 37 anni di esperienza e la dicono lunga, no? Naturalmente. Sicuramente sì, dopo sti due anni, però noi l'anno scorso non ci siamo fermati perché abbiamo ritenuto, anche se in versione ridotta, perché il nostro forte sono le grandiose orchestre che a livello nazionale vengono per gli amanti del ballo naturalmente. È stato un anno difficile anche se naturalmente, però l'importante era ripartire e noi siamo ripartiti. Abbiamo dietro di noi coordinato altre associazioni del territorio dando un segnale, perché in questo momento era importante dare un segnale che naturalmente, come dicevo prima, togliendo la musica, però la gente, la campagna, il nostro locale qui, il nostro logo, beato, perché oggi noi abbiamo mangiato sotto, in dialetto, El Mor, sotto il Celso, e mangiare sotto il Celso un piatto di tortellini è tutto diverso che mangiarlo di fronte al ristorante, perciò per noi, come me, che è nata, sono nato e vivo in campagna, è un qualcosa che... E questa meravigliosa festa, ringraziando a tutti i miei qui coetanei, perché naturalmente Gino può essere la bandiera, però una bandiera, io dico sempre, il carro se nessuno lo spinge non va da nessuna parte. Potrei essere un buon pilota, però il carro bisogna spingerlo, perciò io sono contento, soffriamo, perché dopo una settimana di Fano dei Cesari, trovarsi la festa della Cresciamatta con una temperatura anche calda, no? Però per le feste il caldo non fa male, sapete, ci dispiace per il mondo agricolo che naturalmente ne soffre, noi guardiamo la nostra realtà in questo momento che comunque è positiva, positiva sotto tutti gli aspetti, la partecipazione, tanta gente ha bisogno, ha voglia di riuscire, ha voglia di uscire da un due anni di sofferenza, perché naturalmente poi la guerra ci ha affossato. Ieri sera qua avevamo, anche questa è un segnale, avevamo ospiti la comunità ucraina, avevamo 40 persone che abbiamo invitati, li avevamo invitati a Pasqua addirittura che erano 150, adesso 40 persone, per dare un segnale della solidarietà in mezzo al territorio, in mezzo a queste bellissime feste di quartiere della nostra bella città di Fano. Musica, enogastronomia e poi lunedì anche le risate. Lunedì abbiamo la nostra chicca naturalmente, perché devi pensare che un onore, due anni fa, Mediaset mi chiamò per dire lei fa una delle uniche manifestazioni italiane di barzellette, loro che fanno la sai l'ultima, riesce a mandarmi dei concorrenti? Non è andato nessuno, perché poi i nostri concorrenti, però è una chicca che ci segue tanta gente ha voglia di ridere, abbiamo voglia di ridere, perché in questo momento di difficoltà diciamo anche che bisogna ridere, c'è bisogno di ridere, perché se guardiamo a 360 gradi ci sarebbe da piangere tanto. Assessore, questo è uno degli eventi più antichi del territorio fanese e anche della periferia fanese, diciamo così, un appuntamento tra enogastronomia e musica, ma anche risate, quindi insomma ce n'è veramente per tutti.
Sì, uno di quegli eventi che fanno sempre emozionare per un amministratore, perché innanzitutto mantengono vive delle tradizioni. E qui quando si parla di tradizioni si parla della tradizione di fare comunità, di ritrovarsi insieme. In questo caso Treponti è piccolina, ma coinvolge tutta una serie di persone dagli altri quartieri che si mantengono vivi per questa festa, insomma, che poi porta un nome storico, la festa della Cresciamata, ormai anni che si sente, insomma, nella nostra città, ed è un evento che richiama la tradizione di quelle persone che vogliono passare una bella serata tra buonissima enogastronomia, tra quelle che sono i balli tradizionali dei nostri territori. E quindi, insomma, venire qui e vedere ancora oggi, dopo tanti anni, quelli che crearono la Cresciamata di quel tempo, che lavorano, ma anche accompagnati da giovani, insomma, che, insomma, cercano di dargli supporto, quello che serve, è veramente bello. Quindi una comunità che si unisce, tra l'altro, che motiva anche altri quartieri, perché bisogna dire la verità, poi da qui partono anche input per dare forza anche a altri eventi, come lo sono stati quest'anno la ripartenza dell'evento di Centinarola, la ripartenza dell'evento di Tombaccia, la ripartenza delle tante altre attività che avvengono nei quartieri, perché poi gli altri si chiedono, beh, ma se lo fanno lì, perché non da noi non si può fare questa cosa? E questa motivazione, questa macchina che si mette in moto, è motivata anche da noi come amministrazione comunale, perché è ciò che serve alla città, insomma, per crescere, per fare comunità, per stare insieme e per vivere dei bei momenti. Quindi complimenti a tutte queste persone, in questo caso complimenti alla Treponti, che sta facendo un lavoro veramente importante per la città, per tutti noi, e quindi volontari che non demordono mai e fanno un grande lavoro. Su e giù per le contrade, guai di là si sente una voce allegramente dello spazzacamise. Bravi ragazzi! S'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce graziosina, con voce graziosina. S'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce graziosina chiama spazzacamise. Bravissimi ragazzi! Prima lo fa entrare, poi, e poi lo fa sedere, poi lo fa mangiare bene, lo fa mangiare bene. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, lo fa mangiare bene. Importantissimo per chi fa questo tipo di eventi è chi poi ci crede, quindi le realtà del territorio che ci hanno creduto per la festa della Cresciamata di Treponti e non solo. Sì, noi veramente Cresciamata abbiamo come Ferri Impianti, siamo veramente molto legati con Gino Bartolucci, perché, passami il termine, è un nostro padre, tra virgolette, quindi sosteniamo sempre ormai da 17 anni la Cresciamata come Ferri Impianti. Siamo molto contenti perché è una festa di quelle genuine. Poi è iniziata questa dopo il Covid, specialmente che abbiamo passato tutte le manifestazioni in giro, si sono fermate, ha ripreso ieri sera, ero qua per la prima sera, mi sembrava di vedere la Cresciamata quella di 15 anni fa, tra virgolette, i venerdì belli, quelli quando tutti si facevano le cene qua. Quindi è una bella cosa, noi siamo sempre ben orgogliosi di partecipare e sponsorizzare la Cresciamata, che poi è una delle feste più antiche di Fano, anzi, ma di Fano anche di tutta la vallata, penso. È un'atmosfera come questa, o comunque simile anche a quella che poi si vive a Ripalta con un'altra bellissima festa. A Ripalta difatti è stata sempre una bellissima festa, e grazie proprio qui alla Treponti, che mi ha fatto sempre il gemellaggio, Mario Monti, con il nostro sempre cugino. Anche noi ci siamo fermati dal Covid, purtroppo ci siamo fermati, adesso abbiamo preso un periodo di stand by, speriamo di poterla riprendere, perché nel nostro piccolo abbiamo lasciato il segno anche noi a Ripalta, quindi adesso vediamo un po' il prossimo anno cosa riusciamo a fare, ma dai, speriamo che vada tutto bene. Quindi evviva la Cresciamata, evviva Treponti, perché qua io mi sento a casa. Ma dirselo è dura. È stato un bel tempo, il mio tempo.
Adesso vi porto virtualmente in Toscana, andiamo a trovare la rocker italiana. Lei di nome Gianna, cognome Nannini, residenza Siena. Monti, mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei solo al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Un bel appuntamento per il nostro territorio, a cui fa anche piacere partecipare anche per una serata diversa dal solito. Sì, veramente una festa, una sagra che ormai è un'istituzione per Fano, in pratica veniamo sempre volentieri, anche perché dopo che c'è l'Oca non si può, almeno una volta l'anno abbiamo fatto veramente una bella mangiata d'Oca, da mangiare è stupendo, la gente è felice di riuscire di nuovo e i ballerini è piacevole vederli. Ora se ascoltiamo un po' di musica e poi veramente diventa una di quelle serate che mancavano da tempo. Mancavano anche perché questi due anni non sono stati proprio facili, quindi ancora di più c'è poi piacere a partecipare. Infatti mancavano proprio per questo, mancavano l'unire la gente, il parlare col vicino tavolo, ne conosci tanta di gente, quindi è veramente un piacere rivedere tutti. Pezzolesi, l'abbiamo lasciato il pesce azzurro e l'abbiamo ritrovato a Tre Ponti per la festa della Cresciamatta, non poteva mancare. Sì, in effetti non mi aspettavo, ne avevo sentito parlare ovviamente che era una bella iniziativa, ma devo essere sincero, è la prima volta che partecipo a questa manifestazione, la trovo veramente una bellissima iniziativa. E poi pur avendo dei problemi di alimentazione personalmente, devo dire che ho gustato molto molto l'Oca e questa famosa Cresciamatta che avevo sentito solo così a livello pubblicitario, promozionale, ma questa sera ho avuto il piacere di gustarlo e devo dire grande merito veramente a Gino Bartolucci che sa creare queste bellissime iniziative, queste bellissime cose, e sto vedendo che sta mantenendo un gruppo, ecco, di collaboratori veramente eccezionali, quindi sono veramente entusiasta di questa cosa, è la prima volta che vengo, spero di ritornare anche prossimamente, anche se devo dire in certi momenti rappresenta veramente
una concorrenza, insomma, non da poco per il nostro pesce azzurro. Comunque veramente un plauso a Gino Bartolucci, a tutti i collaboratori e a queste belle serate. Proprio qui per questa edizione della festa della Cresciamatta, davanti appunto a quella che siamo abituati a vedere, c'è anche una scrittura particolare che ora vi leggiamo. L'opera di Marisa Guccioni. La Cresciamatta è già arrivata lui e come tutti gli anni la Cresciamatta festeggiamo. Sì, quest'anno in modo particolare perché sa la guerra e la pandemia avevamo proprio bisogno che la tristezza la portasse via. La crescia è un alimento salutare, che mai i grandi e i piccini fanno rallegrè. Soddisfa il palè di tutti, sia di bei che di brutti. Se c'è fai che le trovi in tutto il mondo. O bella, sa nome diverso, ma la sostanza è sempre quella. Per noi altri festeggiare la Cresciamatta è un onore, perché è una pasta di gran valore. Le nostre nonne, sa una gran fatica, dentro alla matra impastevne anche alla mulica. De notte, quando tutti dormivne, loro pian pian la condivne. Alla mattina si sentiva un odore che rallegrava ma tutti il cor. E per la colazione ne mangiavne una bella porzione. Qualcun sa una goccia d'oli d'ampolla, altri invece sa sopra la cipolla. Se sentiva la genuinità e la distribuivne sa una gran generosità. Perché noi altri insieme al pan solo la crescia sognavan. E c'era la salsiccia o il prosciutto, ma niente solo che il conciut. Pucce bevevne un bicchiere di vin per sentire sempre più vicino. La crescia è un prodotto di qualità e ma chi da noi la può mangiare? In tutta tavoletta in compagnia, oppure a casa proprio la porti via. Adesso è tutti in allegria, da si sparisce tutto un lamp la bizzarria, chi sa soci, chi sa la ciabatta, gin insieme a Maniella Cresciamatta. 24 luglio 2022, opera di Marisa Guccioni.